Non importa quanto pianifichiamo con cura, all'improvviso un problema. Problemi personali, problemi di coppia, problemi di lavoro. Ricordate la sensazione fisica di avere un problema, di ritrovarsi un problema fra le mani. Ve la ricordate quella sensazione, quella chiusura, tutto andava bene e poi. A un certo punto qualcosa attraversa la strada e problemi economici. Problemi economici. È qualcosa che sta accadendo in tutto il mondo. I problemi aumentano. Dappertutto. Da dove viene questa moltiplicazione dei problemi? Moltiplicazione esponenziale dei problemi. Dove nel movimento della vita qualcosa che noi perdiamo di vista. Semplicemente che tutto quello che incontriamo sulla nostra strada è un impedimento, non è un limite, non è un destino, è semplicemente qualcosa da cui possiamo imparare. Imparare cosa? Allora, normalmente in questa nostra cultura si cerca di capire dove sta il problema e si cerca di fare qualcosa per soluzionarlo. Si cerca, in altre parole, di manipolare l'avvenimento in maniera tale da ottenere il risultato desiderato. E un approccio consapevole al problema, invece, quale potrebbe essere? C'è da capire il problema? C'è da leggere la causa del problema? C'è da riconoscere da dove viene? E quindi cambiare qualcosa? Oppure c'è da lasciare entrare quel movimento della vita e prenderlo come se fosse mio, come se l'avessi scelto io stesso.